torna a giocare finalmente per l'Amicacci Abruzzo domani ore 15, atto terzo della semifinale Scudetto contro il Santo Stefano, sempre nella regione Marche, sempre fuori casa. Coach Di Giusto, due settimane che sono servite un po' per ricaricare le pile e ovviamente domani si deciderà il tutto per cercare di andare, di bissare la finale dell'anno scorso. Ma io spero che sull'onda di gara 2, che parliamoci chiaro, pochi si aspettavano un risultato del genere, soprattutto perché il Santo Stefano quest'anno, oltre ad avere una corazzata, era imbattuta. E abbiamo fatto la partita del cuore, possiamo definirla, abbiamo messo tutto in campo, forse loro non si aspettavano una squadra così agguerrita, siamo riusciti a portare a casa un ottimo risultato. Ripetersi non sarà assolutamente facile, ma noi andiamo lì e ce la metteremo tutta. Dici giustamente nulla da perdere, roster al completo, l'unica defezione ovviamente Marco Stupenengo. Sì, Marco Stupenengo e Beatrice Ion, che continua ad avere dei problemi di carattere fisico anche lei. E però ecco, ripeto, da una parte l'assenza di Marco si è fatta sentire, perché comunque è un giocatore particolare, un giocatore che mette ordine, un giocatore di esperienza. Però questo ha permesso magari a chi avrebbe avuto meno spazio, meno minutaggio, di mettersi in mostra, e abbiamo creato comunque quel gruppo, quello spirito di gruppo, anche se tanti di loro purtroppo per i soliti problemi delle classificazioni funzionali non hanno visto il campo, soprattutto nelle partite più impegnative, però ecco, sono stati sempre presenti, spirito di sacrificio della squadra anche durante gli allenamenti, che sono una cosa fondamentale per creare delle buone partite. Quindi sono contento della stagione, credo che anche la società sia contenta, e poi aspettiamo,